Cranchi è uno dei più grandi costruttori di imbarcazioni da diporto del mondo e ha sempre sviluppato i suoi modelli imponendo il proprio stile. Lo ha fatto anche questa volta, tenendo però in maggiore considerazione le tendenze del mercato. Questo è Cranchi A46 Luxury Tender. Lo ha disegnato il Centro Studi e Ricerche Cranchi Yachts con la direzione artistica di Christian Grande, che ha curato lo stile di tutti gli ultimi modelli. La carena è di Aldo Cranchi, come sempre. Per la propulsione si sono rivolti a Volvo Penta, come al solito. È la prima volta che vediamo un Cranchi con linee così tese, così diverse dalla tradizione, con la proposta di nuovi elementi architettonici. Con A46 Luxury Tender il cantiere aggiunge alla propria gamma un prodotto di gran moda, un walk around con terrazze, e chi ama questa tipologia può finalmente trovarla anche nel mondo Cranchi. Il ponte di coperta è idealmente suddiviso in tre zone: prua, hardtop e poppa. Cominciamo dall'area centrale, dove abbiamo la postazione di pilotaggio e il living. Ci sono tre sedili eleganti e sportivi. La postazione di comando è quasi al centro, la posizione ideale per pilotare e manovrare. In plancia non manca lo spazio per i grandi display con cui gestire tutti gli impianti. Per manovrare, il joystick di Volvo Penta, che può essere arricchito con le funzioni che conosciamo, come il Dynamic Positioning, o quelle più nuove, come l'Assisted Docking. C'è una plancia in più rispetto al solito per gestire altri impianti. La cucina è ben attrezzata con fuochi, grill, lavandino, macchina del ghiaccio, frigorifero. Attorno al tavolo ci sono due divani, entrambi con schienali sdoppiati per potervi sistemare nella direzione che volete e per allungare ulteriormente il prendisole di poppa. La barca è caratterizzata da un hardtop molto interessante sotto diversi aspetti. Primo fra tutti, la sua larghezza è a tutto vaglio, con muscolosi supporti laterali. Tecnica ed estetica trovano la loro perfetta armonia anche grazie al carbonio. Nell'hardtop sono poi inseriti l'impianto di illuminazione e l'impianto audio, e se volete vedere il cielo, eccovi serviti. L'ombra può essere regolata cambiando l'inclinazione delle lame che compongono il tetto, ma la zona d'ombra può essere anche estesa con tendalini aggiuntivi a prua e a poppa. A prua le tappezzerie rivestono due porzioni del ponte, sulle quali è possibile sdraiarsi oppure sedersi. E guardate con quale cura e grazia hanno delimitato la zona dove ci si sdraia e quella dove ci si siede. Ora però andiamo a poppa per scoprire l'abitabilità del pozzetto, che potete vivere in modo classico oppure aprendo le terrazze sull'acqua. Non c'è solo più spazio calpestabile, c'è anche più superficie dalla quale affacciarsi o tuffarsi. E non è finita, perché anche la plancia bagno di poppa può essere movimentata in alto e in basso. Nel garage si può stivare un tender pneumatico fino a 2 metri di lunghezza, molto facile da varare. Sotto coperta non la solita cuccetta matrimoniale, ma un ambiente molto accogliente con posti a sedere che eventualmente si trasforma in letto matrimoniale. Lo stile è firmato Christian Grande, con luci LED nascoste e un profilo che corre per unire il divano alla poltrona. E c'è anche un mobile per piatti, microonde, bicchieri, tazze firmate Cranchi e il frigo inserito sotto il passaggio laterale. Il bagno elegantissimo, con accessori nero opaco che riprendono le nuance della coperta. Il box doccia è separato.
In realtà a me piacerebbe questa come cabina armatoriale, per la grandezza di questo materasso, per la posizione al centro dello scafo, dove si sentono meno le oscillazioni. Poi, volendo, potete rimuovere questa parte centrale e usare due cuccette indipendenti. Per le borse ci sono gli storage sui fianchi. Lo scafo e il decor possono essere personalizzati con i colori dell'atelier Kranky. Terminato il canale che da San Giorgio di Nogaro porta verso il mare, andiamo a navigare in acque aperte e oggi il mare è mosso. A46 Luxury Tender di Kranky è motorizzato con due diesel da 480 cavalli con il sistema di propulsione IPS. Cominciamo a farla navigare con il mare in prua. Le onde in questo punto sono più alte di un metro e sono anche piuttosto ripide, quindi una situazione che definirei complicata anche per un 46 piedi. I masconi sono fatti in modo da deflettere molto bene gli spruzzi e oltretutto sostengono bene la prua, che resta alta sull'acqua e nel contempo non sbatte quando cade nel cavo. Interessante. Per controllare l'assetto hanno installato due coppie di interceptor, in totale 4, e stanno lavorando sia per gestire il bilanciamento longitudinale sia lo sbandamento laterale. Cavalchiamo queste onde alla minima andatura di planata, 12 nodi. Ora dimentichiamoci completamente degli aspetti estetici, del design. Affrontiamo un argomento tecnico. Come naviga la barca in queste condizioni? Ho cambiato direzione, prendo le onde al mascone. Si comporta molto bene, riesco a dare ancora gas. Gli interceptor stanno lavorando freneticamente, c'è un movimento molto rapido, continuo, ma anche molto efficace. 20 nodi e in queste difficili condizioni, siamo anche contro il vento, consumiamo 4,3 litri per miglio. Ho l'impressione che sia stata ottimizzata proprio per le andature di crociera. Vediamo. Infatti, 25 nodi, ancora 4,3 litri per miglio. In questo momento sto navigando al traverso e non c'è sbandamento laterale. Eppure le onde sono alte e anche il vento spinge dallo stesso lato del mare. Proviamo in virata, vediamo l'efficacia di questa correzione d'assetto Humphrey Volvo Penta. Minimo angolo di sbandata, ma proprio ridotto. Vediamo, lo strumento dice meno di un grado. Ecco come rendere facile la navigazione anche per un pilota che non ha molta esperienza. Peccato davvero che oggi con queste condizioni non possa mettere giù la manetta. Forse. Motori a 3140 giri minuto. Siamo ancora in un regime di crociera. Velocità 28 nodi. E non mi sento per nulla scomodo o in difficoltà. Questa è la situazione che la barca preferisce, onda al giardinetto.
E allora forse sì, credo si possa. Giù la manetta. Sono al massimo, alla massima velocità in questa situazione. 36 nodi. Incredibile. Cranky A46 Luxury Tender è appena stata presentata, eppure hanno già in lista moltissimi ordini. Credo che continuerà ad avere successo per il suo stile, per la sua linea, ma io voglio fare i complimenti a chi ha disegnato questa carena, ad Aldo Cranky e al Centro Studi e Ricerche Cranky, perché non mi aspettavo davvero un comportamento così esemplare per una barca di questa lunghezza su questo mare. Bravi!